Ciao a tutti e benvenuti a CEO Confidential da Frank Pagano e Pierangelo Soldavini. E benvenuti anche da me, che ovviamente sono Pierangelo Soldavini. È una puntata speciale oggi. Vuoi fare il CEO? Nel futuro devi essere in forma, letteralmente. Prima di presentarvi lo speaker di oggi, mandiamo il panel. Erika, benvenuta a CEO Confidential. Chi sei e cosa fai nella vita? Buongiorno innanzitutto e grazie per avermi invitata. Mi chiamo Erika Alessandri e sono board member e digital product manager di Technogym, l'azienda di famiglia. Grazie mille Erika, benvenuta ancora. Senti, partiamo proprio da questo. Ci racconti brevemente la tua storia, la storia della tua famiglia, la storia della tua azienda? Sì, allora Technogym è stata fondata da mio padre. All'età di 22 anni a Cesena nel garage di casa, dall'unione di due sue passioni, la tecnologia e lo sport. Oggi Technogym è leader nello sviluppo e nella produzione di soluzioni per lo sport, per il fitness e per la salute, tutto diciamo legato alla filosofia del wellness. Quando parliamo di soluzioni intendiamo smart equipment, quindi attrezzatura connessa, applicazioni digitali, contenuti e servizi, quindi un vero e proprio ecosistema per la preparazione atletica, per vivere meglio e anche per migliorare la propria salute. L'azienda è stata fornitore ufficiale di 8 edizioni delle Olimpiadi e ha una presenza in oltre 100 paesi. Diciamo che quando sono nata Technogym aveva 7 anni e posso dire veramente che questa azienda per me non è solo l'azienda di famiglia, ma è anche un membro della famiglia. Infatti fin da piccola tantissimi bellissimi ricordi di quando giocavo i sabati e le domeniche negli uffici. E fin da piccoli mio padre ci ha sempre coinvolti in tutte le, diciamo, in tutti gli eventi principali dell'azienda. Sono cresciuta a Cesena, dopo il liceo mi sono trasferita in Inghilterra, a Londra, dove ho studiato, ho fatto diverse esperienze lavorative fino al 2019, che dopo aver fatto un MBA sono entrata a tutti gli effetti in azienda come appunto Digital Product Manager. E in questa mansione mi occupo principalmente dello sviluppo di Technogym App, quindi la nostra applicazione dedicata ai consumatori finali. Ecco Erika, tu sei tornata in quelle stanze in cui giocavi e continui a giocare. Allora, volevo sapere da te che cos'è il lavoro e soprattutto tu ti sei definita come Digital Product Manager. Basta questa etichetta o il tuo lavoro è un qualcosa in più? No, diciamo che sicuramente in azienda rivesto due ruoli che mi permettono di avere una visione a 360 gradi del business con delle opportunità molto diverse. Infatti, da un lato, con il mio ruolo di board member, diciamo, è un ruolo più istituzionale. E principalmente mi occupo di portare avanti la legacy di famiglia, di quindi promuovere il wellness come filosofia e i sani stili di vita in eventi internazionali come ad esempio il World Economic Forum, con i quali abbiamo diversi diciamo, progetti in corso e di cui faccio anche parte degli Young Global Leaders. E invece con il mio ruolo più operativo, quindi quello di Digital Product Manager, ho la possibilità di diciamo, contribuire alla trasformazione digitale e all'innovazione a livello di sviluppo prodotto. Diciamo che lavorando nell'azienda di famiglia, la vita privata e professionale sono profondamente connesse e per me è davvero una passione, ma un privilegio quello di poter portare valore alla mia famiglia, ma soprattutto di poter portare avanti appunto questa legacy che è stata diciamo costruita ed iniziata da mio padre, fatta di una cultura e di valori molto forti che sono anche una grande opportunità sociale, quindi quella di far stare meglio le persone. Ecco, lo stare meglio, evidentemente il benessere, questo è dopo 2 anni in cui ovviamente i mo nostri movimenti sono stati costretti e limitati, perché oggi e domani il benessere, il movimento è un valore?
Diciamo che sicuramente in questi ultimi 2 anni è aumentata notevolmente la consapevolezza dell'importanza della salute. I cattivi stili di vita sono una grandissima minaccia per la sostenibilità dell'umanità, a prescindere dalla pandemia. Infatti, basta pensare che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre il 70% dei decessi prematuri sono causati da malattie non comunicabili, e quindi quelle malattie che sono strettamente legate ai cattivi stili di vita. Basterebbe vivere in modo sano già per migliorare notevolmente queste percentuali. L'obesità è un problema globale. Il numero delle persone in sovrappeso dal 2006 ha raddoppiato il numero delle persone malnutrite. Il wellness e l'attività fisica sono sicuramente un'opportunità grandissima per tutti, dai governi per abbassare i costi del sistema sanitario e focalizzarsi più sulla prevenzione piuttosto che sulla cura, per le aziende per aumentare la creatività e la produttività e diminuire l'assenteismo, e ovviamente per tutti noi per vivere una vita migliore. L'attività fisica e lo sport hanno anche una grandissima incidenza positiva, sono un potente farmaco anche nell'ambito della salute mentale. Basta pensare che 15 minuti di attività fisica possono ridurre notevolmente il rischio di depressione, stress ed ansia. Quindi veramente exercise is medicine, diciamo, cioè l'esercizio fisico e i buoni stili di vita possono veramente, diciamo, migliorare e garantire la sostenibilità dell'umanità in questo senso. Senti, Erika, mi riaggancio esattamente a questo discorso, alla domanda di Pierangelo. Chiarissimo, viviamo in una società che ha un rapporto veramente problematico con la salute e con la diversity. Quindi da un punto di vista di comunicazione, che è il tuo lavoro, come si fa a fare comunicazione sullo sport volendo avere un impatto, e come si fa a fare business da donna? In Italia sicuramente manca la cultura e l'educazione allo sport fin da piccoli, a partire dalla scuola. Bisognerebbe investire nelle infrastrutture e veramente nell'educare allo sport e ai sani stili di vita fin dall'infanzia. Essere attivi è molto importante, come dicevamo prima, la sedentarietà nuoce alla salute. Servirebbero degli incentivi, per esempio come facciamo per le opere edili, ma anche per quello che è l'educazione allo sport. Rispetto alla diversità, diciamo che è innegabile che la società italiana rispetto ad altri paesi è ancora piuttosto maschilista. Il mio impegno come donna è quello di sempre cercare di dare l'esempio in prima persona. Sono convinta che dobbiamo essere noi le prime a crederci ed essere le prime promotrici di questo cambiamento culturale, e anche in questo caso, come nel caso dello sport, è molto importante tutto quello che è l'educazione e portare questi valori e questi modelli culturali all'interno, insomma, delle scuole. Erika, cambiamo registro, una domanda più generale. A tuo avviso, quali sono le caratteristiche del leader? Ma secondo me un leader è una persona curiosa, affamata di imparare e che fa accadere le cose. Se dovessi immaginarmi, insomma, come leader, come dicevo prima, mi è sempre piaciuta la frase di ispirare e cambiare con l'esempio, perché credo che con i fatti si possa veramente, come dire, far capire che le cose possono succedere. Ecco, tornando un attimo a te, qual è la disruption, l'innovazione veramente rivoluzionaria che tu persegui nel tuo lavoro in azienda? Ma sicuramente il prodotto a cui lavoro, Technology Map, è una grandissima innovazione, è il punto di accesso e l'ultimo tassello mancante dell'ecosistema Technogym, che permette alle persone di portare il proprio wellness personalizzato ovunque essi si trovino. Quindi per allenarsi a casa, in palestra, al lavoro, in viaggio. Abbiamo sviluppato il Technogym Coach, che è un coach digitale
artificiale basato sull'intelligenza artificiale che, grazie ad un livello di personalizzazione e diciamo ad una progressione nell'allenamento, ti permette di raggiungere migliori risultati nel minor tempo. E grazie all'integrazione con l'ecosistema Technogym ti permette di allenarti con un'esperienza seamless, senza frizioni, ovunque ti trovi. Quindi la possibilità di adattare il proprio allenamento ai miei bisogni, al mio livello di allenamento, a dove mi trovo. Hai appena parlato di un'innovazione tecnologica, ho una domanda per te che noi chiamiamo roulette russa. Tecnologia, sostenibilità, marketing, mindset. Di che cosa abbiamo bisogno per cambiare il mondo? Hai un proiettile solo? Direi mindset. Secondo me poi il resto è importantissimo, ma è a servizio dell'obiettivo. Secondo me, senza avere un'attitudine, una forte consapevolezza, competenza, umiltà, cultura, è molto difficile cambiare le cose. Ecco, parli di cambiare le cose, quindi siamo sempre in un'ottica di cambiamento. Dal tuo punto di vista, qual è il principale ostacolo al cambiamento? Probabilmente la paura e anche la pigrizia, diciamo. Quindi per portare cambiamento bisogna sempre mettersi in gioco, prendersi dei rischi, uscire dalla propria zona di comfort. E quindi di nuovo ritorniamo al mindset, quindi avere un'attitudine al cambiamento. Ecco, quindi cultura, attitudine al cambiamento, quali sono i tre consigli che tu daresti a un giovane che approccia il mondo del lavoro per il suo futuro? Premesso che mi sento ancora giovane, spesso sono la prima a avere questi consigli. Diciamo che in base alla mia esperienza fino ad oggi, sicuramente gli ingredienti principali sono l'umiltà, l'ascolto e la curiosità, ma anche, come dicevo prima, il rischio e soprattutto pensare in grande e non accontentarsi. Bene, grazie mille a Erika Alessandri. Il non accontentarsi, l'uscire dalla comfort zone, il cambiamento, questi sono i concetti che oggi ci portiamo a casa. Grazie davvero a Erika Alessandri per il suo contributo. Grazie da parte mia e da Frank Pagano a tutti coloro che sono stati con noi anche oggi e arrivederci alla prossima puntata di CEO Confidential.